Bill, un ex vigile del fuoco, ha avuto un'esperienza di premorte e ciò che ha visto durante quel breve periodo in cui era fuori dal suo corpo è stato stranissimo. L'autore racconta la sua esperienza di essere stato fuori dal suo corpo e di essere stato accolto da esseri misteriosi. L'esperienza ha cambiato la sua visione della vita e della morte e lui condivide il suo messaggio di speranza con chi ha perso cari e ha paura della morte. Ascoltiamo la storia direttamente da lui. Buon ascolto da Esperienze di Vita e Premorte, NDE. Ciao a tutti, mi chiamo Bill Edson. Sono un pompiere in pensione e vivo sulla costa centrale della California. Ho avuto un'esperienza quasi mortale nel 1994, mentre ero in servizio, ed è stata molto intensa. All'epoca non avevo un luogo dove cercare risposte e non potevo parlare di ciò che era successo. Ho mantenuto il silenzio per circa 15-16 anni e quando sono andato in pensione l'esperienza è tornata prepotentemente alla ribalta e ho deciso di cercare risposte. Ciò mi ha portato a scoprire antiche conoscenze e come sciamani e nativi americani non avessero colto l'intera storia con la storia, la religione e la scienza che abbiamo sentito parlare negli ultimi centinaia di anni. Ma cominciamo con la mia esperienza quasi mortale nel 1994. Ero in servizio come paramedico quando ci siamo imbattuti in una signora che era bloccata nella sua stanza. Era una situazione di emergenza medica e la donna stava soffrendo terribilmente. Mentre cercavo di metterle la maschera, ho inalato ciò che stava esalando e mi sono ammalato gravemente. Sono stato portato in ospedale e mi hanno messo in terapia intensiva. Durante la notte ho avuto un'esperienza fuori dal corpo, che è stata fantastica e indescrivibile. Mi sono sentito come se fossi stato liberato da un armadio caldo e soffocante e mi sono trovato in un mondo di stelle colorate. Era come se fossi stato accolto e circondato dall'amore. Mi sono sentito come un essere energetico espanso e ho vissuto sensazioni che mi sembravano un orgasmo cosmico. È stata una sfida tornare in questo mondo fisico e mi sono chiesto come avessi potuto dimenticare chi ero veramente. Ero convinto di essere qualcosa di diverso. Mentre volavo tra le stelle, mi rendevo conto che questo mondo fisico è un luogo molto difficile da affrontare. Ad un certo punto ho sentito qualcosa che mi ha fatto tornare alla realtà e ho aperto gli occhi per scoprire di essere ancora in ospedale. Mi sono reso conto che il mio corpo era ancora molto debole, ma la mia mente era molto più forte di prima. Ho capito che avevo ancora molte cose da fare in questo mondo e che la mia esperienza mi avrebbe aiutato a vedere le cose in modo diverso. Da allora ho iniziato a studiare le antiche conoscenze e a cercare risposte alle domande che mi tormentavano. Ho scoperto che molte culture hanno avuto esperienze simili alla mia e che queste esperienze possono offrire una nuova prospettiva sulla vita e sulla morte. Spero che la mia esperienza possa ispirare altre persone a cercare le proprie risposte ed approfondire la propria comprensione della vita e della morte. Ero questa persona con tutte queste relazioni e problemi, ma niente di tutto ciò era vero. Era solo un'illusione, un trucco o un gioco che viene con il venire nel mondo materiale, nel venire sulla terra come persona. Così volavo tra queste sfere, queste stelle, queste cose colorate e meravigliose e tutto era accoglienza, amore e gioia come un ritorno a casa. Stavo passando attraverso questo gruppo quando improvvisamente atterrai in un posto solido, reale, con illuminazione indiretta, tavoli, attrezzature e esseri umani. Davanti a me c'erano questi tre piccoli uomini grassi con tuniche scure con cappucci. Potevo vedere parti dei loro volti e sorridevano di orecchio in orecchio, con gli occhi brillanti, facendo molte domande e ridendo. Ero molto confuso, ma poi ho visto questa immagine in un film che avevo visto anni prima. Questi piccoli elfi oscuri con cui Christopher Walken si trovava su un'astronave nel film assomigliavano esattamente a quelli che vedevo. Solo che erano molto buoni, giocosi, birichini, con grandi sorrisi e occhi luminosi. Mi facevano molte domande personali come «Come è stato?» o «Non puoi dirci cosa hai imparato?» Uno di loro mi guardò e poi si rivolse agli altri due e disse «Non si ricorda di noi». E tutti cominciarono a ridere. Io pensavo di ricordare quei tipi, ma avevo qualche difficoltà. C'era anche un uomo più alto, magro, simile a un Gambi o un cactus. Sembrava fatto di vapore o nebbia e quando camminava sembrava di guardare qualcuno sott'acqua. Sorrideva di orecchio in orecchio e aveva gli occhi più luminosi. Quando si avvicinò a me, il mio petto si espandeva, la gola si stringeva e mi sembrava di scoppiare in un pianto incontrollabile d'amore. C'era tanto amore che era travolgente.
Non c'era molto ordine. I tre ragazzi saltellavano e ridevano e il ragazzo alto e magro sorrideva e faceva chuckling. A un certo punto dissi: «Non voglio tornare lì. Quindi ragazzi, andiamo avanti. Facciamo una revisione della mia vita? È quello che viene dopo?» E il ragazzo alto e magro fece una risata profonda e disse: «Certo, facciamo così. Da dove vuoi iniziare?» Ma sapevo che non era quello che doveva succedere. Raccontai alcune storie. Non avevo grandi rimpianti. Solo un lavoro da guardaparco su un'isola che mia moglie voleva che prendessi. Saremmo stati sull'isola da soli per l'estate. Ho preso un altro lavoro e pensavo sarebbe stato bello se avessi preso quello precedente, ma era l'unica cosa disponibile e lui disse: «Ok, è abbastanza tempo per tornare indietro». E io dissi: «Tornare indietro? No, non ne ho voglia, non tornerò indietro. Cosa stai dicendo? Sono qui». Lui disse: «No, hai cose da fare e devi tornare indietro». E i tre piccoli tizi sembrava che fossero stati riassegnati. Sono scomparsi in qualche altro posto di quella struttura, ovunque essa fosse, e lui si avvicinò a me e disse: «È ora di tornare indietro». E io dissi: «Devo provarci. Guarda, capo, le uniche persone che mi mancheranno veramente sono mia moglie e i miei genitori, e saranno tristi per un paio di settimane, ma supereranno la cosa. Sono persone forti, persevereranno». E lui ha trovato divertente la cosa e ha detto: «No, devi tornare indietro». E così, proprio così, il posto ha cominciato a dissolversi. Alcune parti si stavano rompendo come se stessi passando ad un altro canale. E credo che tutta la nostra realtà percettiva in altre dimensioni sia fatta di canali, di frequenze. Ci sono realtà completamente diverse qui, tutte intorno a noi, qui e adesso. Quindi ho avuto una sensazione discendente. Credo che sia stata una diminuzione della frequenza, una sensazione discendente definita. E lui si è solo dissolto e io sono caduto nel buio e sono sceso vicino al mio corpo. Proprio prima di tornare nel mio corpo c'era un posto che mi spaventava molto e non volevo ammetterlo per anni, ma penso che la gente debba sapere che c'è un posto dove non vogliamo andare e che è molto vicino a dove siamo adesso, nella realtà fisica. Era solitario e triste, non ne vogliamo far parte. E dopo quello sono tornato nel mio corpo e alcune ore dopo mi sono svegliato. Riuscivo a stare sveglio per un po' e poi mi addormentavo di nuovo. Continuavo a svegliarmi e guardavo quei numeri che continuavano a salire. Erano negli anni 60 e 70, quando un'infermiera mi disse: «Sei sveglio?» E io dissi: «Devo parlarti». E lei rispose: «Devo dirlo al dottore». E noi non sapevamo cosa sarebbe successo a te. E io dissi: «Ok, ma prima di tutto, cosa sto facendo qui di nuovo?» Ero a casa con il mio miglior amico e i miei fratelli, che conoscevo da sempre. Come ho fatto a tornare qui? E ho pensato: sono sicuro di aver fatto un salto mortale. E lei disse: «Bill, caro», e mi svegliai. Notai anche che la pressione sanguigna stava cominciando a salire. Potevo rimanere sveglio solo per poco e poi mi addormentavo di nuovo, continuando a svegliarmi e a guardare i numeri che aumentano. 60, 70... Poi un'infermiera venne a trovarmi e mi disse che ero sveglio. Gli dissi che avevo bisogno di parlarle e lei mi rispose che doveva chiamare il medico e che non sapevano cosa mi sarebbe successo. Le chiesi comunque come mai fossi tornato indietro, perché credevo di essere morto, e lei mi rispose che ero in una sorta di limbo, ma che ero tornato. Inizialmente mi sentii piuttosto giù per qualche giorno, anche se non in modo clinico come accade a molte persone, ma triste perché avevo perso quel mondo. Potevo sentire che se ne stava andando via via che il tempo passava e alla fine riuscii a convincermi che non era successo nulla di tutto ciò. Raccontai a tutti, conoscenti e non, che non c'era niente di cui preoccuparsi riguardo alla morte. Alcuni ragazzi venivano da me se avevano perso un figlio o un genitore e stavano lottando con il dolore. E io dicevo loro la stessa cosa: nessuno è morto, siamo solo usciti dal corpo fisico e siamo tornati a casa. Quando ho lasciato il mio corpo, attraverso tutte quelle cose, era ancora me stesso. E questo è difficile da capire per molte persone. Era ancora me stesso, con la stessa indole scherzosa, lo stesso dialogo mentale che abbiamo nella testa. Ero ancora io. Era un cambiamento perfetto. Avevo solo attraversato una soglia. Era ancora me stesso, ma in un altro posto. La morale della storia è che tutti abbiamo perso persone che amiamo, ma la cosa peggiore che ci accade in questa vita è che non le abbiamo perse davvero. Non abbiamo mai perso i nostri animali domestici. Sono sempre qui, accanto a noi, dopo un paio di settimane. Ho taciuto per 15 anni finché non ho deciso di andare in pensione nel 2010. Da qui la mia vita è cambiata. L'esperienza di premorte di Bill ha rivelato una realtà oltre la nostra comprensione terrena. Una realtà di amore,
di pace e di guarigione. Ci ha mostrato che la morte non è la fine, ma un passaggio verso una vita nuova e migliore. La sua testimonianza ci invita ad affrontare la vita con più amore, compassione e gratitudine per le persone che ci circondano e per tutto ciò che la vita ci offre. Ci insegna a non temere la morte, ma a vederla come un'opportunità di crescita e di evoluzione spirituale. Che questa testimonianza possa essere di ispirazione per tutti coloro che cercano un senso più profondo nella vita e nella morte. Facci sapere il tuo pensiero nei commenti e ti aspetto nel prossimo racconto.